Se dovesse andare al governo con il centrodestra, visto che notiamo qualche attrito, ad esempio con Salvini, chiederebbe un ministero e quale per avere garanzie che le sue politiche vengano attuate? Mi piacerebbe che il segretario nazionale del Popolo della Famiglia, si chiama Gianfranco Amato, il presidente dei Giuristi per la Vita, facesse il ministro della Famiglia. Questo l'ho sempre detto in campagna elettorale e mi auguro di ottenere questo tipo di A risultato. parte il Poi Ministero della Famiglia? credo che sia giusto riconoscere al Popolo della Famiglia determinante ruoli chiave nel governo. Io credo che l'istruzione potrebbe essere sicuramente un luogo dove far valere le nostre proposte e poi dare la nostra. È buono tenersi le mani libere. Lei dice ha sentito ragioni di attrito. Ci sono ragioni di competizione Elettorale. elettorale, ha ragione, ci sono. Ed è vero, altrimenti ci candidavamo Con la nelle loro Lega. liste. Abbiamo fatto una lista autonoma, slegata, alternativa e chiediamo agli italiani, ai cattolici italiani, a chi è cristianamente ispirato, alle persone di buona volontà che leggono in questo programma qualcosa di razionale per far ripartire l'Italia facendo ripartire la famiglia italiana. Chiediamo il consenso, evidentemente chiedendo il consenso per battere Emma Bonino nel Collegio Roma 1, per far vedere che c'è una cultura alternativa al radicalismo e al nichilismo, c'è qualcosa di altro che è profondamente presente nel nostro paese. Quel voto al popolo e alla famiglia serve a dire che questa battaglia ha un senso, perché noi siamo in battaglia evidentemente con le opzioni alternative che sono sulla scheda elettorale. Ma come sempre siamo capaci di guardare e svolgere gli occhi al cielo, chiedere aiuto e protezione, siamo piccoli, quindi Maria Vergine sarà benevola con noi nella nostra battaglia e a noi la battaglia, a Dio la vittoria. Grazie, grazie a Mario Dinolfi, leader della lista Il Popolo della Famiglia.